Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 15 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Ancora in attesa ma con sviluppi imminenti. Grande successo in amore, con Marte nel segno e Venere in sestile che lo abbraccia da dietro, un gesto erotico che probabilmente avete visto al cinema e ora riproponete al partner, esercitandovi per fare sempre meglio. Anche se di fatto non c'è ancora nulla, i tempi sono maturi per una svolta. Se qualcuno vi ha stregati fatevi avanti, se siete ancora in cerca scandagliate la chat, accettate inviti e organizzate vacanze di gruppo. Silenzio stampa invece su questioni di lavoro, i segreti aziendali dovranno restare tali, guai a spifferare anche solo mezza parola, ne andrebbe della vostra credibilità. Problemi in casa su questioni legali o ereditarie, attenti a un vicino invidioso che istruito da Plutone in quadratura non fa che seminare zizzania. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi. Vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Aspiri a qualcosa di migliore ma adesso dovresti accontentarti perché in campo professionale ci vuole ancora tempo per emergere. Buone prospettive per quelli che attendono una risposta per un lavoro. Oggi potrebbero nascere anche situazioni che sfruttate in pieno potrebbero procurarvi colloqui di lavoro. Oggi le persone noioso che vi circondano sembrano aumentare a dismisura, chiacchiericci e polemiche sterili faranno della vostra prima metà di giornata un vero e piccolo calvario. Meglio il pomeriggio in cui finalmente vi libererete di persone noiose e pettegole. Mercurio agitato oggi che disturba le comunicazioni e molesta gli affiatamenti tra amici e colleghi. Insomma, oggi sul piano della comunicazione è molto nuvoloso. Qualcuno vi segue con il pensiero e nutre un sentimento piuttosto forte per voi, cercate con ogni mezzo di capire almeno chi è. Potrebbe essere qualcuno molto ma molto vicino a voi. Le contraddizioni di oggi dovreste assolutamente evitarle. Chi vi sta vicino e vi vuole bene non ama essere preso in giro e potrebbe dolersi del vostro modo di fare poco trasparente. Alcune coppie potrebbero entrare in crisi per egoismo dei partner, cercate di modellare le vostre esigenze di più su quelle del partner. Single in difficoltà evidenti dovute a poche o nessuna occasione per oggi. Ottima giornata per fare incontri emozionanti con persone che non vedevate da tempo. Non è detto però che vi interessino ancora, quindi decidete secondo ragione e non secondo il cuore. Non fare prestiti. Compera qualcosa di bello per la tua casa ma solo se ne hai la possibilità. Favoriti i viaggi. Ottime opportunità assicurerai le pubbliche relazioni. Si accendono i vostri entusiasmi e il tono vitale si esalta con l'apporto di Marte in benefico aspetto di congiunzione nel vostro segno. Caricati di autentico slancio, siete sicuri di voi stessi, trasmettendo un raggio di fiducia anche su chi vi sta attorno. Marte e Venere, pur benefici, vi fanno sentire sempre sotto esame, in maggior grado se siete nati in ottobre. Dai rapporti familiari a quelli di lavoro, dal legame di coppia ai contatti amicali, in tutto vi sembra di dover affrontare una prova. Che supererete poi brillantemente. Per scaricare varie tensioni e preoccupazioni dell'ultimo periodo, avete bisogno di distrarvi in palestra o anche in lunghe passeggiate. Venere è il pianeta giusto e fortunato per ricaricarvi. Luna imbronciata in dodicesima casa, preoccupati per l'andamento dei mercati azionari che stanno vertiginosamente traballando, ecco l'opinione di Giove, esperto di legge e di finanza. In fatto di acquisti volate basso, anche la spesa dovrà essere ottimizzata, vietato sprecare e non solo a salvaguardia del vostro gruzzoletto, pensando alla fame nel mondo vi sentireste in colpa. Amore ed Eros. Pensare in prospettiva vi alleggerisce il cuore, è ora di dare un taglio al passato e ai sentimenti negativi che vi abbassano il livello energetico. Sul fronte sentimentale la gelosia non ha senso. È solo frutto di insicurezza, lui o lei vi ama teneramente.
notte brava nel lettone, in barba alle zanzare ancora in circolazione, quando siete presi in un abbraccio non ne avvertite nemmeno le punture. Marte vi stimola a tentare conquiste impossibili se siete nati nella seconda decade bilancina. Se siete single si profilano ottime possibilità di incontro con conseguenti colpi di fulmine e, con Venere al vostro fianco se nascete nella seconda decade, un'ottima intesa erotica. Avvertite così l'arrivo di bollenti spiriti e si aprono per voi scenari stimolanti in amore. Lavoro e denaro? Qualcosa da chiudere, forse un conto o una società, gli investimenti tengono ma occorre nuova linfa, la via da percorrere è l'estero. Figurone a un esame, magari ripetuto, ma tra la volta precedente e l'attuale c'è un abisso, ora sì che siete veramente preparati. Questa giornata col pianeta del gioco, Mercurio, che vi guarda benevolo e propositivo dal segno amico della Vergine, ritrovate stimoli e creatività in ufficio. Perché voi riuscite a rendere meglio nel vostro lavoro quando potete divertirvi un poco. Benessere. Se la pancia è sottosopra non si tratta di un problema intestinale ma nervoso, tendete a somatizzare le vostre ansie torcendo il cieco e il crasso ogni volta che dovete affrontare una prova. Fatica esistenziale da consolare con una nuotata in piscina, l'acqua ghimi il vostro toccasana. Denaro? Una spesa importante per la vostra famiglia vi impegna tutto il giorno. Alla fine riuscirete tuttavia a trovare quel che vi serviva e avevate immaginato senza scontentare nessuno. Per lei, su una questione burocratica o legale la procedura va per le lunghe, non vi resta che armarvi di pazienza, senza trascurare l'altro ingrediente indispensabile, secondo solo perché è più costoso, la fiducia. Per lui, se padroneggiate le intuizioni e sapete cogliere i segnali, trovate in voi stessi la risposta che cercate. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 9. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.